Carlos, tu hai la gomma nuova, tutti gli altri l'hanno finita, una scelta conservativa che ha pagato però, insomma, dai. Abbiamo messo una gomma un po', sicuramente un po' troppo dura, abbiamo sofferto all'inizio, da metà gara in poi è riuscito ad andare più forte, però mi ha trovato Sykes e ha fatto molta fatica a passarlo. Un ultimo giro quando l'ho riuscito a passare, beh, ci aveva passato 3-4 volte, però l'ultima volta che l'ho passato, molto emozionante, un po' non rischioso, però molto emozionante. Sicuramente il sorpasso, l'ultimo giro più difficile che ho fatto mai, e arrivare in terzo posto in questa situazione di campionato, di gara, molto soddisfatto. Gara 2, rifarai quella scelta? Vediamo, forse ce lo pensiamo un po', perché abbiamo sofferto molto all'inizio e questo penalizza molto la prima parte della gara. Mario, una grande gara, hai rimontato, hai girato veramente forte, poi sei arrivato sotto Johnny e non è stato possibile superarlo. No, io sono a partenza, ho fatto grosso svariato e poi dopo difficile recuperare per Sykes, Carlos e Labati. E poi un po' ho usato gomma a inizio gara, però dopo io ho provato spingi, è arrivato dietro di Johnny, però lui ha fatto veramente buona girata per 21 giro, perché io non ho visto dove c'è lui sbagliato anche in una curva, però vediamo secondo manche. Con una buona partenza a gara 2 si può vincere. Non lo so, speriamo piove. Filippo, hanno fatto di tutto per regalarti un sorriso oggi, ma è solo una formalità a questo punto, dai. Ma sai, le cose finché non sono fatte non si può dire niente. Oggi abbiamo visto Jonathan che era in testa e ha avuto un problema, quindi le corse sono così. Però penso che Carlos è stato bravissimo, ha fatto il giro veloce, è andato a riprenderli tutti tranne uno che non è riuscito, ma è veramente il suo anno. Senti, questo buon vecchio traliccio che non mente, cosa vogliamo dire? Beh, sicuramente funziona veramente bene. Carlos, una festa incredibile, per poco meno di 2 giri sei stato campione del mondo, però dai, è una formalità ormai. Non possiamo dire che è fatta, però ce l'abbiamo, però io voglio festeggiare questo weekend perché è stato fantastico, siamo a Imola, siamo in casa di Ducati, tanti tifosi, sembrava da correre a casa, no? Volevo dedicare questo titolo a tutta la gente che è venuto, perché mi sentiva come correre in casa, non so se era la sensazione. Allora ringrazio tanto tutta la gente che è venuto qua, che hanno spinto, che permettono che questo sport diventa così grande, perché senza loro non sarebbe possibile, no? Allora tutti i tifosi che sono stati qui a Imola e tutti quelli che seguono Superbike, bravo, e per voi questo weekend. Allora Nori, hai cercato di partire meglio ma non ce l'hai fatta, sei ancora partito male. Guarda, questa non l'abbiamo mai sentita. Marissimo. Peccato. Peccato, non è peccato, ha sbagliato. Ma è stato inizio gara troppo duro, perché è difficile, difficile ancora recuperare davanti. Però
alla fine no, io spinge recuperare per Johnny, ma non posso fare, però mi dispiace per Johnny, per il risultato ritirato, però per me dura della prima mangi, quindi abbiamo svariato molto setting. Senti, i tuoi tifosi a questo punto dicono peccato vedere Nori solo nelle ultime gare così forte, però... Facciamo manicure, facciamo manicure prossima settimana, dai, più fresco. Ti abbiamo visto in griglia alternarti tra la prima fila, la terza fila, insomma, all'inizio dell'anno ti aspettavi di avere due piloti che si giocavano il campionato? No, sinceramente al di là di ogni aspettativa. Sono contentissimo per Carlos perché dopo una carriera così lunga sta facendo veramente un risultato da emozioni. E Marco, sono contento perché è ritornato a essere vincente, per cui insomma... diciamo che più di così non si poteva. Senti, allora Carlos ha confermato come dire, il suo amore eterno per Ducati ormai, e quindi anche l'anno prossimo su Ducati. Per Marco ti abbiamo visto insomma in riunioni con i grandi capi BMW, quindi anche per lui è cosa fatta, possiamo dire. No, c'è un ballottaggio, Aprilia BMW, vediamo adesso dopo la gara. Ci sediamo io e Marco, vediamo di capire cosa vuole fare. Quindi già per stasera una risposta? No, non una risposta ma un'analisi, per cui poi vedremo. Diciamo che per manicure, prima di manicure bisogna decidere. Allora Marco, un weekend veramente difficile e con due gare difficilissime, non so cosa dire altro. Sì, in gara 1 abbiamo avuto tanti problemi contrastanti, tante vibrazioni della gomma dietro e difficoltà fino al primo giro. In più faticavo molto a gestire il freno motore, forse per questa vibrazione non riuscivo proprio ad andare. Poi gara 2 eravamo abbastanza a posto, ma soffrivamo molto col serbatoio pieno a fermare la moto, un po' come è stato a Misano, diciamo, le stesse caratteristiche. Poi quando si è vuotata la benzina, ho iniziato a guidare bene, ero molto veloce, però ormai era tardi e a metà gara ho fatto un errore perché non riuscivo a fermare la moto, la gomma davanti era calata e la benzina era ancora troppa, volevo spingere ma non riuscivo, peccato, potevo chiudere sul podio in gara 2 ma volevo fare un risultato diverso oggi. Abbiamo appena sentito il tuo manager Alberto Vergani, ci parla di un ballottaggio a due BMW Aprilia per l'anno prossimo, quindi questa è un po' la gara che ha sancito anche un po' la tua, tra virgolette, separazione tecnica da questa R1 che ti ha portato a conoscere un mondiale nuovo, quello dello Superbike. Ma credo che ancora non sia così certo, però le situazioni sono difficili. Adesso vedrà, è stato un fine settimana duro, ma adesso penseremo prima di Le Mans cosa fare. Non è la folla oceanica di Monza, ma ci siamo quasi. Una grande festa qui a Imola, un grande pubblico sta celebrando questo successo di Carlos Checa. Sono rimasti solo 3 i punti, mantengono in vita questo campionato, ma solo da un punto di vista di statistica. Ormai è quasi fatta, l'avete sentito anche dalle parole di Carlos stesso, non poteva esserci un epilogo migliore di questo. Il campionato rimane ancora aperto, ancora per una gara probabilmente, però di fatto abbiamo già un campione ed è un campione sulla vecchia Ducati. Abbiamo sentito anche Filippo Preziosi, il vecchio traliccio, dà ancora delle soddisfazioni e il sorriso su tutti i volti dei meccanici forse è il miglior saluto a questo campionato che ha perso anzitempo uno dei suoi protagonisti, ricordiamolo, Max Biaggi, che non ha corso sia al Nürburgring sia qui a Imola. Ha fatto di tutto Marco Melandri per tenere in vita il campionato fino alla fine, però è stato tradito un po' da problemi tecnici di qualsiasi tipo e sarà proprio Marco a dover prendere nelle prossime ore una decisione. Probabilmente quando andrà in onda questa puntata di Superbike TV Marco avrà già maturato quella decisione. In questo momento in pole position assolutamente la BMW, anche se c'è una residua possibilità di vederlo sull'Aprilia, la stessa Aprilia ovviamente di Max Biaggi, anche se non nella squadra ufficiale con Max ma nel team cliente, tra virgolette, il team Pata. Vi saluto come Superbike TV, vi ricordo che settimana prossima andiamo in onda già da Magnicur, probabilmente per celebrare anche matematicamente, statisticamente questo campionato per Carlos Checa e per la Ducati.